Ecco, devo dire, io ho partecipato a molte conferenze stampa nella mia vita, ma una così surreale come questa non la potevo concepire. Ho cercato di capire dal mio ufficio stampa, che mi ha dato tutto il materiale molto ampio, cosa dovessi fare io. Ho capito che ero qui per essere torturato, cioè per sentire tre stronzi che siete voi raccontarmi una storia. No, dico, me lo dico affettuosamente. Una storia di cui non mi importa pressoché niente, e ascoltare anche le domande. Dico, chissà, forse volevano solo che io ascoltassi. Invece alla fine era previsto che io intervenissi su una materia che peraltro conosco quasi meglio di voi. Perché, a parte la legge Cancelleri, io proprio vivo in questa condizione domestica. Allora, io non ho una casa, cioè ho varie case, ma non ci dormo mai perché la mia vita è diventata sempre più convulsa e quindi dormo sempre fuori. E vado spesso a mangiare presso persone che mi invitano, per cui nell'applicazione metterei anche sgarbi a casa, cioè che tu improvvisamente ti arriva sgarbi e io te le porte aperte. Cioè, io ho dei privilegi nella mia vita che mi sono conquistato. Io spendo molto denaro per acquistare quadri, non so neanche perché lo faccio, perché poi morirò, ma insomma quei quadri non sono miei, sono di tutti. Però spendo poco per mangiare, per dormire, per bere, perché sono quasi sempre ospite. E certe volte, quando voglio andare in una città anche tardi, mi viene voglia di vedere una casa, suono il campanello, e invece di mandarmi al diavolo, sgarbi! Allora io entro in casa e tutti contenti mi fanno vedere. In certi casi poi mi offrono da mangiare. Se io facessi questa suonatina tra l'una e l'una e un quarto e le 20:30 e le 21 tutti i giorni, avrei pranzo e cena assicurata, home, come dite voi. Oltre che poi magari mi tengono anche a dormire. Quindi dal punto di vista, io sono proprio un'applicazione interna. E poi si potrebbe anche dire, venite a cena, può darsi che arrivi Sgarbi. Può darsi perché poi Sgarbi piace, gli chiedi le cose, oppure lo mandi a cagare, lui ti manda a cagare. Cioè, il tema è molto interessante. Quindi, inquadrando la situazione in cui mi avete giustamente compreso, mi sento proprio la, come dire, il titolare naturale, non dovendo pagare, ma essendo pagato, perché oltretutto mi danno il pranzo gratis e chiederei anche un piccolo cachet per essere ospite, quindi sono un'applicazione. E mi capisco anche, mentre leggevo, dico, ma perché questa legge così insensata l'ha fatta quella poverina, che ha un bel nome, anche Allegra, la sorella di quel disperato, del cancellieri, che abbiamo giustamente umiliato? Perché loro, se l'avete capito bene, non sono un partito, loro si chiamano 5 Stelle, che è la denominazione degli alberghi, vivono per l'albergo, 5 Stelle, 4 Stelle, cioè alla fine questa legge rappresenta, come si dice in termini filosofici, l'entelechia di 5 Stelle. Io mi sto chiedendo, ma che cazzo di partito è? Un partito che si chiama 5 Stelle, non che gli altri abbiano molto significato, però 5 Stelle è proprio la denominazione dell'albergo in cui le persone, diciamo, di un certo rango vanno. 4 o 5 Stelle, sono i 5 Stelle che declinano in 4 per pagare meno tasse, quelli che invece passano a 5 per sembrare più. Io sto sempre fra 4 e 5 Stelle, per cui che finalmente siano tornati al loro ambito, cioè occuparsi di ristorazione e di alberghi, mi sembra l'unica cosa pertinente che potevano fare. Perché l'abbiano fatta, non lo so. Intanto occorre dire che tra le salvezze della persona onesta c'è il nero. Cioè il nero, adesso Taormina l'ha accennato, non va visto come evasione fiscale, ma come liberazione dalla pressione fiscale indebita. Cioè, se io devo pagare le tasse anche sulla cena che offro o sulla cena che mangio, vengo umiliato due volte, pagherò le tasse su quello che guadagno con la mia impresa, ma io detasserei tutti quelli che danno da mangiare. Poi naturalmente se la cosa diventa un grande affare, fai un concordato fiscale, dice, vabbè, il ristorante di Vissani fa praticamente 800 coperti all'anno, 2000 coperti all'anno, paghi 30.000 di tasse, ma non è che rompere i coglioni, se poi arriva uno che mangia nel mio piatto, già un piatto può diventare due, tre, insomma, questa mania di tassare coperti. Quindi occorrerebbe inventare una legge di 6 stelle, 7 stelle, in cui si dica la ristorazione è defiscalizzata, c'è un una tantum. Quindi questo è quello che mi è sembrato di capire da questo incontro, in cui io sono da un lato torturato e anche testimone, perché immagino che l'abbiate chiamato perché il mio nome si conosce. Allora la prima cosa che mi sta sui coglioni in assoluto è che la ristorazione in Italia abbia dei nomi solo inglesi, Restaurant Hotel, che vuol dire HRH, mentre invece casa, ristorante, albergo fa CRA,
e albergo, ristorante, casa fa ARC, che è più pronunciabile, quindi io proverei a scrivere anche casa, ristorante, albergo. Problemi poi a vendere in America. In America sanno cos'è la casa anche loro, sono le case di mafia. Perché l'home restaurant nasce in America. No, l'ho capito, ma siccome noi siamo pure italiani che vengono loro a capire la nostra lingua. Cioè, ma non lo dico mica perché cazzo che fate quel cazzo che volete, però questo HRH mi sta sui coglioni a CRA. Cos'è CRA? Cazzi miei, cazzi rotti, hai capito? Cioè, voglio dire che farei comunque, tornerei un po' a casa. Ecco, adesso mi vedo, io sono testimonial delatore, anche delatore, con quella bella fotografia. Tra l'altro, quella cretina della mia assistente, che è una scema totale, un'incapace totale, sostiene che quella fotografia è del 2005, invece ho trovato ieri che è del febbraio del 2017, brutta stronza, cornuta e finocchia. Però lì sono io, cioè, perché c'hai i capelli? Saranno fatto qualcosa sui capelli, brutta stronza, cornuta. Cioè, hai detto a lei 2005, cioè 80 anni fa. Guarda, sono io quello lì, no? Si vede che sono, guarda. Si vede. Si vede, no? No, non sarà mica 20 anni fa quella stronzetta cornuta. Comunque, la foto è bellissima. Testimonial. Ecco, poi anche lì, io non solo vengo preso per il culo con HR, ma sono pure testimonial. Scrivi testimone, porca puttana. Basterà, sarà uguale, anche un inglese capirà che testimone e testimonial coincidono. Quindi già mi state sul cazzo per questo uso e abuso dell'inglese. Però mi piace l'idea, mi piace moltissimo. L'idea straordinaria, cioè l'idea, per esempio, come dicevo prima agli amici che hai prima, il tema è soprattutto la vita umana basata su quello che un tempo era l'adulterio, e comunque adesso è il tradimento. Allora, se tu, lo dicevo l'altro giorno, dici alla tua fidanzata che parti per andare non so dove, poi ti fermi, come capitò a me tanti anni fa, al ristorante George, c'è questo bellissimo ristorante in cui ero con una bella regista francese, c'è uno al tavolo a fianco che è talmente stronzo che ti vede e chiama la tua amica e dice guarda che sgarbi è lì, e quella dice sei partito per Tarquinia, dico sì sì sono a Tarquinia, ma com'è, sei al George e ti becca subito. Quindi l'idea di uno che si faccia in camuffa i cazzi suoi in casa altrui, mi pare proprio, io farei così, cazzi tuoi in casa altrui, questo io lo farei, cazzi tuoi in casa altrui. Secondo me lo capiscono anche gli americani, lo capiscono, dice cazzi tuoi in casa altrui. Quindi tu arrivi qua, prenoti una stanza, io eliminerei quasi, lui si è divertito, eliminerei quasi i ristoranti, perché l'idea è bellissima. E quello che dice, ho letto le vostre carte, è che è un'idea che io applico da sempre, da 30 anni, io vado in giro suonando campanelli, facendomi ospitare, quindi quello che dicevo prima lo faccio, lo posso farlo, ma tu dici invece che vive da quando i social ti consentono di collegarti in questo modo, quindi se esiste uno strumento, che è quello dei grillini, da loro molto usato, di collegarsi fra amici, come per scopare, anche per andare a mangiare, mica puoi mettere le tasse sulle scopate. Cioè se io vado a scopare a casa di un altro, non è che devo pagare, quindi farei intanto una esenzione fiscale molto ampia, con pagamenti, come dico, forfettari. Poi trovo che l'idea è che uno ordini un pranzo, un luogo dove può anche non dormire, o può anche dormire, e se dorme abbia un pranzo gratis, sia un'idea formidabile, di grande... Che magari in Sicilia potrebbe portare molto. Io in Sicilia, se mi dessero il turismo, che forse non mi danno, la farei subito. Cioè, e voglio dire che io, non tanto perché sono da voi, e quindi dico cose che non debbano troppo dispiacervi, ma sono stato da molti anni un grande sostenitore di quel democristiano che credo negli anni 80 ha inventato gli agriturismi. Perché quando ero ragazzo c'erano i motel, gli hotel, erano delle cose bruttissime, dei condomini in edifici generalmente brutti, che era il turismo negli anni 60, cominciarono i Jolly Hotel, gli Agip Hotel, che erano delle cose costruite per l'emergenza turistica che stava crescendo. Poi qualcuno intelligentemente ha detto, ma c'è quel bel casale in campagna, c'è quella bella cosa che sembra essere abbandonata, diamo, credo, alcune esenzioni fiscali per farli restaurare. Non so chi sia l'inventore dell'agriturismo, ma è certamente una persona che ha avuto un'intelligente intuizione per non disperdere un grande patrimonio architettonico minore. Portando cioè a quello, tavola i prodotti propri. Esattamente, con quell'elemento ulteriore, però soprattutto casali, fienili e luoghi altrimenti abbandonati, in quanto ritenuti non di grande architettura, sono stati recuperati e oggi dovunque tu vada hai 6 o 7 alberghi, 10 alberghi in una piccola cittadina, ma hai 20 agriturismi. Certo. Che sono il paradigma iniziale del vostro discorso. In una città sono poi arrivati con un'altra legge, credo propizia, i bed and breakfast, che sono quindi delle case dove uno dà 3-4 stanze sue, e questo
ulteriore allargamento dell'idea. Voi andate ancora più avanti, cioè in quella casa dove tu trovi alloggio, perché non dovresti mangiare? Perché non dovresti prenotare un ristorante? Perché se questa rete te lo consente, e poi anche il modello che prima ricordavi, cioè della persona che vuole fare soltanto il sabato e la domenica, per un numero limitato di persone, per avere la casa che rimane parzialmente sua. Quindi, di fronte a questa materia, che è tutta privatistica, io faccio fatica a capire se io invito qualcuno a casa e quello convenzionalmente paga il coperto, perché dovrei pagare delle tasse? O soprattutto, al di là delle tasse, che forse hanno un loro senso, no, perché ci deve essere una norma? Cioè, le tasse le vorrei pagare. La norma serve per le tasse, no. Perché altrimenti perché non rimane un ambito privatistico? Se Trizzino stabilisce che casa sua è aperta, la bellissima casa in cui sta, per fare pranzi domenica e sabato e domenica per 30 persone, è un invito a pranzo. Io per esempio non posso partire più tardi delle 7 perché ho fatto un invito a pranzo, non vorrei che la cancelleria adesso mi dicesse che non posso più invitare a pranzo le persone che ho invitato, perché noi non è che devi rompere troppi coglioni. Cioè, questa legge cosa stabilisce di dannoso per noi? Che tu non puoi invitare chi cazzo vuoi, anche se è anonimo. Io poi preferisco gli sconosciuti e i conosciuti. Altra regola sgarbiana: quando avevo una casa in Piazza Navona, dove mio padre fosse venuto tanti anni fa, io facevo sempre dei pranzi il lunedì e li facevo per gli imbucati, che a me stanno sul cazzo quelli che conosco, dico portate gente che non conosco, era molto più divertente. Ma si imbucava mio padre? No, tuo padre forse l'ho invitato perché lo conoscevo, però c'era una percentuale del 70% di imbucati che erano il vero divertimento, cioè incontrare persone che non conoscevo. Fare un pranzo per, oltretutto con l'età che incede, accade un'altra cosa piuttosto tragica, che tu fai, da quando hai un minimo di disponibilità economica, pranzi con i tuoi coetanei a 30 anni, sono tutti trentenni, poi diventano quarantenni, sono tutti quarantenni, poi diventano, alla fine quando hanno 70 anni, hai solo gente di 70 anni che te li porti dietro, è una rottura di coglioni insopportabile. Quindi è meglio invece l'apertura, in maniera tale che uno porta qualcun altro che non conosci, con generazioni che si scavalcano, per cui io avevo, non so, Susanna Agnelli, il cardinale del Congo, e una ragazza che vive da Rocca Cannuccia a fare la danza del ventre di 20 anni, quello era il pezzo migliore. Quindi diciamo che nell'avvicendamento di questi incontri che avvenivano il lunedì, io ho ricevuto una varietà di persone, certo loro non dovevano pagare, quindi forse il meccanismo della regolamentazione vige soltanto perché c'è un rapporto contrattuale, che tu chiedi a qualcuno di pagarti qualcosa, altrimenti perché questa cretina dovrebbe fare una legge su una materia come questa che io invito chi cazzo gli pare? Perché? E invito soprattutto anonimi, perché uno che conosco non lo voglio vedere. Voglio vedere uno che non conosco. Sì, perché comunque Cristiano Rigon, che è il proprietario di Gnammo, è molto vicino ai Van della Valle. Quindi l'avrebbero fatto contro di voi? L'unico Parlamento in Europa a mettere il divieto fra B&B e Ambrasso. Perché poi il divieto non investe la procedura di cui stiamo parlando, ma il collegamento fra... Il divieto, come in Italia è giusto fare, sì, secondo loro, dice che io ti rendo legale, rendo illegale il tuo competitor e i fondi te li prendi solo tu. Ma inteso, il ragionamento specifico di questa legge sarebbe che non è compatibile il bed and breakfast, anzi... Il divieto di incrocio fra l'albergo... Fra un restaurant e B&B. Il B&B dice bed and breakfast, c'è il restaurant anche nel B&B. B&B nasce come breakfast, come una colazione. Offri da dormire la colazione. Io amplierei lo stesso. Ma non diglielo tu, dai, la chiami breakfast lo stesso, gli dai un pranzo. No, tanto, sai che in Italia c'è un altro tema che ci salva, che le persone di basso ceto sociale parlano di pranzo e cena, intendendo pranzo all'una e cena alla sera, mentre invece nel mondo, diciamo, chic, si chiama pranzo quello della sera. E la cena non c'è più, la cena è solo una cosa forse che viene di notte, c'è la colazione, la prima colazione e poi c'è il pranzo. Tu dici breakfast e invece intendi colazione, gliel'hai messo nel culo. Hai capito? Venite, cioè, usando le parole, tu usi breakfast come... Aspetta che c'è uno invitato a cena, voglio parlare. Pronto? Aspetta che le passo un amico, poi ti richiamo fra un attimo. Peter. E quindi questo gioco di parole che è divertente, pranzo e pranzo, se ti invita a pranzo uno che ha un reddito sotto i 2 milioni di euro, vuol dire sotto i 2.000 euro, vuol dire l'una. Se ti invita a pranzo uno benestante, vuol dire le 20. Lo sapevi? No. Se non lo sapevo. Cioè la parola pranzo lo sa, ha due uscite, una dimensione diciamo elegante, per cui pranzo è quello della sera.
la dimensione quotidiana, quella delle persone comuni, per cui pranzo è quello delle 13. Giocando su questo potremmo far diventare il breakfast la colazione, la prima colazione. Sì, è prima colazione, seconda colazione e pranzo, questo è il percorso. Lui può giocare su breakfast dicendo io intendevo la colazione. Cioè, l'idea è che qualcuno ti proibisca di estendere il bed and breakfast a bed, breakfast e anche colazione, ovvero pranzo, è una cosa folle, è una cosa disperata. Quindi io sono con voi e... sono con voi sul piano intuizionista. No, è l'importante, professore, farlo sapere, sì, è meglio. Ci rivediamo. Oltretutto, possiamo dire una cosa, che l'assente, io sono stato chiamato, non so bene perché, però il mio assistente, il mio ufficio stampa, Ippolito, è uno stratega formidabile del pagare gli alberghi 4 stelle o 5 stelle 50 euro, perché tu chiami prima di mezzanotte e riesci a prenotare, di prenotare gli alberghi, di prenotare i ristoranti, quindi lui almeno è la parte di me operativa che su questo mondo vive, cioè noi ogni tanto, quando vado a dormire, ogni sera dico, di 365 giorni ne passo obiettivamente almeno 320 fuori casa, immagino. Quindi la mia casa, che potevo anche non tenerla, cioè non pago l'affitto per l'anima del cazzo, per quello che faccio. E quindi 320 cambio albergo, generalmente non trovo mai due notti nello stesso albergo, quindi cambio almeno 280 alberghi all'anno. Per i pranzi e le cene c'è lui, quindi andiamo a scegliere, per cui voi siete i nostri clienti naturali. Noi adesso d'ora in avanti andremo solo in case a mangiare, se mi porti in un ristorante mi incazzo, quindi facciamo i testimoni, vado ad andare a mangiare in una casa con una signora che mi dà da mangiare, il mio coperto non si paga perché sono sgarbi, gli altri sì, se vogliono pagarli, noi diciamo io valgo tre ospiti. Quindi andiamo in 10, 3 non pagano e 7 sì. Formula Sgarbi, si chiama Sgarbi a casa. Sgarbi. Home, restaurant, home, Sgarbi home, bellissimo. Sgarbi home restaurant. Sì, Sgarbi, sì, bellissimo. Quindi la materia mi piace molto. Dove c'è Sgarbi c'è casa. Dove c'è Sgarbi c'è casa. No, anch'io. Anzi, dove c'è Sgarbi c'è casino. Bello anche questo. Adesso però devo dirvi quello che penso veramente di un progetto che ho in mente da tempo, che è questo, si chiama, il mio progetto è vero, in italiano, coperti e coperte. Cioè tu vai in una casa verso sera e mangi per, diciamo, un pranzo normale, verso mezzanotte sali in una stanza e chiavi. Quello si chiama coperte. Ora, se tu me lo realizzi, non mi dà che ora tempo, che è questa, mettiamo di aprire. Facciamo perché sennò ci fanno un altro casino. No, soprattutto, questo è il famoso altro mio ristorante, il romano, dove vado non pago mai, bellissimo, bellissimo ristorante, acquistello. No, dicevo, avevo immaginato una catena di coperte e coperti, per cui un po' come in Austria, dove va Villach, dove va il mio assistente Mascellani, cioè che tu arrivi lì, mangi e chiavi. Che non è male, no? Coperte e coperte. Tutto legalizzato. Quanto puoi fare? Cioè, ho fatto i conti che potevi fare un giro di 20 milioni di euro all'anno. Se tu hai, diciamo, 20 coperte e coperti, uno per regione. Facciamo un po' i conti. Il coperto costa 50, la coperta costa 150, cioè 200. In app, 200, certo. 200 per quanti ospiti? Io ero arrivato a una cifra piuttosto alta. Un ospite. No, no, per ospite dico, ma quanti ne vengono la sera? Hai bisogno di una ventina di troie. No, ti servono anche quelle. Cioè, la materia prima. Quelle sono al piano di sopra, sono al piano di sotto mangi. Io. Cominciamo, io l'ho fatto un posso dire, era un progetto definitivo, c'erano anche i luoghi, i costi. Serve la legge. Poi sì, mancava la legge, te lo sono dimenticato, però si chiama coperti e coperte. Io sarei. Quindi tu a te ti manca un pezzo, cioè ti manca solo la troia in camera, ce l'hai. Cioè, il pranzo ce l'hai, l'hotel ce l'hai. Poi possono mettere gli annunci se vuoi. Sì. No, ma abbiamo gli eventi, quindi. C'è? Abbiamo gli eventi in programma. Sì, quindi, volendo... quindi io sono d'accordo sul tutto. Sì. Taormina, d'accordo? Sono pronto a fare il testimone. Testimone delatore, che è quello che dice quello che è capitato. Come so, per la parte divertente, perché la gente viene? Perché tu racconti. Dice loro, andate, tu ti chiami Campolo, andate da Campolo, qui il massimo, troie di tutti i tipi. Quindi io sono testimone delatore.
cioè, quello che ho vissuto lo racconto. Sono andato in quella casa, sembrava perfetta, c'era Trizzino, c'era tutti. Poi sono venute fuori delle troie dell'Uganda, rarissime. Dove meravigliose. Per forza. Il delatore, il testimone delatore. Quindi sono pronto a essere soldato, il mio prezzo è, diciamo, quanto ci costa questo? Lo conto che mangiamo gratis con tre coperti, possiamo fare una cifra mensile di 10.000 euro. Un affare. Un affare. Tutti testimoni. Tutti testimoni. Io poi giro l'Italia, dove sono, tu mi mandi, io arrivo a casa, ho tre coperti. Perfetto. Buona, no? Funziona, perché puoi sistematizzare anche questa esigenza d'andaggio di Sgarbi. Per esempio, io sono venuto qui, ho trovato un albergo di quelli che mi ospitano gratis, anche se non c'è una ragione, diciamo, di conferenze, che sta a Pontedera, che ha un paradosso che non puoi pensare. Se vieni da Pisa verso Firenze puoi entrarvi dentro. Non hai invece la possibilità da Firenze verso Pisa, perché è a senso unico. Ah, cioè non ha l'accesso, gli manca uno svincolo, per cui tu puoi entrare dentro solo se vieni da Pisa. Ho dormito lì, questa mattina ho preparato una colazione perfetta, ma sono uscito di stanza alle 3:30, poi non ho mangiato niente. Quindi lì ho un pranzo pronto, preparato. È proprio lo schema home, restaurant, hotel. Perfetto. Quindi io c'è proprio la mia vita, tu mi hai costretto a una conferenza stampa che è autobiografica, cioè io vivo così, hai capito? E quindi potremmo, cioè, chiamare tutte queste iniziative anche, oltre che come Allegra. Allegra. È bello, così si prende. Si chiama Allegra. Vita Allegra, iniziativa Allegra.